Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Alessio e questo è il mio Arte in Montagna. Quest'oggi ci troviamo nell'area dove sto sviluppando il progetto della lombricoltura. Praticamente sto livellando, utilizzando il metodo che utilizzavano i miei nonni, il filo tirato a piombo. Tu hai praticamente il livello su tutti e due i piani. Allora, come puoi vedere là, quelli là saranno le future case dei lombrichi, e là dietro c'è un'altra che metterò qui su questo livello qui e quel livello lì, e qui sarà praticamente la parte del futuro dei lombrichi. Adesso sto portando a livello. Allora, queste sono le dime, come vedere sono 6 metri per uno. Svilupperò qui all'interno praticamente la lombricompostiera e qui un'altra. Per il momento si inizia con due e poi procediamo con il resto. Questo è il livello base del progetto, perché è appena iniziato. Sono contento. Comunque, se avete qualsiasi cosa, commenti, domande, lasciatemelo scritto sotto nel box. Sarà un mio piacere rispondervi. Niente, andrà lì. Praticamente cosa fa qui l'acqua? L'acqua scende sempre a scroscio da questa parte, ma siccome lì sarà rialzato, passerà sotto l'acqua e non andrà a intaccare praticamente addosso la lombricompostiera. E niente, poi si metterà all'interno qui altre cose che vi farò vedere. Ecco, quello che si andrà a inserire dentro nelle varie dime sarà praticamente questo fieno qui, che è un fieno che ha preso acqua, quindi ha fatto umidità e non va bene per gli animali, verrà utilizzato come letto. Poi lì c'è la parte invece di letame non maturo, molto utile, che verrà inserito dentro anche quello. E qui c'è la parte invece, quella parte che è, chiamiamolo letame esausto, ma molto utile per l'agricoltura, perché io questo lo uso da mettere intorno alle piante e dare nutrimento, come facevano i nonni, le piante praticamente nei giorni di acqua, pioggia, così. Cosa fa questo letame esausto? Praticamente continua a nutrire il terreno e le radici delle piante, e le piante si sviluppano bene. Poi vi farò vedere un attimino come lo uso anche con le piante. Però questo letame qui è quello che si raccoglie nei prati. Praticamente un paio di mesi fa ho iniziato praticamente a buttare tutto nel letame, spargerlo nei prati, e praticamente, guarda, posso già far vedere là in fondo qui dove ho il dito, qua c'è la pianta da frutta con intorno il letame esausto, come vi dicevo prima. E quindi quel letame che si butta nel prato per far crescere l'erba bella forte, quello invece che non è stato assorbito da terreno, lo si raccoglie e lo si mette da parte, come questo. E qui praticamente abbiamo questa parte qui che non solo lo verrà utilizzato per le piante, ma andrà benissimo da inserirlo dentro. Poi, sai, tieni umido, tenendolo umido va avanti nel suo processo di maturazione e loro vanno avanti a creare l'humus da tutto questo. Volevo solo tenervi aggiornati come primo video del progetto di Via Sviluppo. Ho detto questo che ho appena iniziato adesso, quindi ce ne saranno altri video che vi faccio vedere come lo andrò a comporre e lo sviluppo. Però è molto interessante, perché l'humus che viene fuori, con addirittura il lombrico che viene fuori, è favoloso. Molto importante, perché lombrico cosa fa? Quello che andrò a inserire all'interno della lombricompostiera è il lombrico stanziale, perché i lombrichi comuni, sì, ce ne abbiamo tanti, creano anche quell'humus, quindi sei contento di quello che crea. Me ne ha creato nella compostiera, mi sono stati creati dell'humus quest'anno che è stato fantastico, quindi sono soddisfatto. Ma quello che si vuole è avere quel lombrico che è stanziale, praticamente continua a sviluppare praticamente quella famiglia, continua praticamente a crearti quell'humus che è molto importante per la natura, biologico, e va avanti nel suo processo. Si crea tutto un suo mondo là dietro, non vedo l'ora proprio di vederlo attivo, insomma, attivo. Niente,
se questo video qui l'avete trovato interessante, se avete commenti lasciatemi iscritti sotto nel box. Io vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon orto a tutti. Ciao ciao.